Amiche, amici di Rossini TV, cosa sarebbero le feste di Natale, Capodanno e Epifania senza una bella tombola? Qua di tombole se ne possono fare tantissime, oltre che passare una bella serata. Dove siamo? Siamo allo Sport Park di Fano, siamo venuti a vedere come si trascorrono le serate in questo posto così amato dai fanesi e non solo, anche da tanti che vengono da tutto il territorio. Andiamo a conoscere un po' la vita di questo posto, andiamo a farla conoscere ai telespettatori di Rossini TV. Siamo con José, uno dei titolari dello Sport Park, che ha consentito a distrarsi un attimo dal lavoro, perché c'è un lavoro intenso, José, da fare per gestire queste serate, vero? Sì, sì, ma ci mancherebbe, un piacere, è una distrazione piacevole questa. Grazie di essere qui a voi. Allora, siamo per la tombola, ma naturalmente lo Sport Park non è solo tombola, per cui facciamo un accenno a tutto quello che succede poi nelle altre sale nelle quali andremo a fare qualche ripresa di copertura, come si dice in gergo, per questa parte dell'intervista. E di che cosa si compone lo diciamo a quei pochissimi che ci stanno seguendo e che non sono mai venuti, perché veramente a giudicare dalla longevità di questo posto e dal numero di persone che già abbiamo visto questa sera, se uno moltiplica penserebbe che tutti sanno cos'è, però dai, per quei 5 che ancora non lo sanno raccontiamo lo Sport Park. Beh, dai, lo Sport Park ormai sono quasi 30 anni, perché quest'anno ne facciamo 29, quindi sono passati un po' di anni da quando siamo aperti e da molti anni cerchiamo di dare un po' di divertimento per le famiglie, per i ragazzi, per i giovani, con tutte le tipologie di svago che abbiamo presenti nel locale, a partire dal bowling, la sala giochi, sala biliardo, sia biliardo pool, quindi l'americana, che il classico internazionale. Poi lo spazio dedicato ai bambini, alle famiglie con i bambini, dove possono mangiare e giocare con l'animazione. Quest'anno abbiamo inserito nel nostro menu la pizza al piatto, pizza gigante, e quindi adesso abbiamo anche una varietà, una vasta scelta di opzioni per mangiare, per poter cenare. E poi c'è la tombola, che tutti gli anni, ormai da qualche anno, siamo ritornati a fare qui allo Sport Park, che anche quest'anno fortunatamente riunisce tutte le generazioni, in quanto come potete vedere qui ci sono dai bambini alle persone più grandi, tutti insieme qui, che passano una mezz'ora, un'oretta per giocare a tombola. Un mese e mezzo intenso, tutte le sere, con tante diciamo tanti giri di tombola ogni sera. Poi ascolteremo Marco che ci racconterà tutto nel dettaglio. Insomma, comunque un bel momento, è un bel polo di attrazione, c'è tanto movimento intorno, e poi soprattutto il bello è che tutta la gente poi quando esce passa per il ristorante, per gli altri spazi, con i premi, insomma, fa venire voglia anche agli altri di entrare. Sì, sì, infatti diciamo che è proprio la ciliegina sulla torta, insomma, questo mese di Natale con la tombola presente qui all'interno. E poi c'è da dire che tutti i giorni della settimana è una scelta magari un po' discutibile, però durante la settimana, anche se ci sono meno persone, perché si concentra un po' tutto sul weekend, ci sono i nostri clienti affezionati che hanno sempre comunque piacere di essere qui e passare l'oretta e mezza in compagnia per giocare a tombola. E quindi, anche se siamo pochi, noi giochiamo sempre tutti i giorni, da lunedì fino alla domenica. E sono sicuro che in questo momento qualcuno dice: ah, molto bene, allora se sono di meno, visto che a tombola si vince sempre e comunque, se sono di meno ci sono più possibilità, per cui magari scegliere proprio il giorno infrasettimanale potrebbe essere un doppio vantaggio. Si occupa una serata nella quale magari non si sa cosa fare e si rischia di essere diciamo più favoriti, perché essendoci meno persone ci sono più possibilità di vincere. Beh, direi proprio di sì. I premi sono tutti premi che voi avete comunque in grande quantità, e da sempre ci sono diciamo di tutte le tipologie. C'è qualcosa di particolare quest'anno, qualche innovazione, qualche novità, qualche curiosità, oppure si va sul consueto sempre di altissimo livello? Ma diciamo ci sono sempre tutti i premi classici. È chiaro che noi partiamo dal pacchettino di tarallini e arriviamo fino al prosciutto,
e per poi andare telefoni, televisori e tutto quello che si può essere a livello anche tecnologico. E poi le novità man mano che vengono presentate, anche diciamo che le troviamo nei negozi, cerchiamo di non farcele mancare mai, in maniera tale da poterle sempre proporre ai nostri clienti. E immagino che a questo punto ci siano parecchi negozi in zona che vi vogliono molto bene. Sì, sì, assolutamente. E poi ci tengo a sottolineare che cerchiamo di lavorare maggiormente con i negozi proprio della zona, quindi con il salumificio qui vicino a noi, piuttosto che il negozio di elettrodomestici qui vicino a noi. Cerchiamo di rimanere qui in zona a fare tutti i nostri acquisti. Siamo con Marco Giglio, che abbiamo distratto dall'estrazione dei numeri, è lui il protagonista della serata, ma per qualche minuto siamo riusciti a farlo sostituire, perché vogliamo fare qualche domanda, chiedere, insomma, ai telespettatori di Rusini TV già ti conoscono, perché ti conoscono in quel gustosissimo spot in cui sei in compagnia di Babbo Natale, però qua ti vediamo veramente all'opera, ti abbiamo visto e ti vedremo ancora all'opera. E la prima domanda, la domanda numero uno, visto che facciamo i numeri, che mi viene è chiederti come ci si sente, tutto sommato a far felice tanta gente ogni sera. Ma guarda, ci si sente veramente bene, perché alla fine effettivamente di persone che vincono sono veramente tante. Tu considera che ogni giro noi mettiamo in palio 5 premi e delle volte arriviamo anche a 9 premi per un solo giro. Consideriamo che in ogni serata facciamo dai 20 ai 25 giri, fai te i conti, adesso non li ho fatti al volo ma fateli voi a casa. Si fa veramente felice tanta gente. E poi un'altra cosa importante che voglio dire è che possono vincere tutti. Una cosa bella della tombola, e probabilmente è la sua formula vincente, è che coinvolge tutti. Quindi partiamo da un bambino di 3-4 anni che viene magari con i genitori a fare le prime esperienze, all'anziano, almeno bambino, di 80-90 anni, che viene qui per passare il tempo e vincere qualcosa. Dal tuo osservatorio privilegiato, dallo scranno, dalla sopra, che sensazione hai? Vedi anche gente che ritorna frequentemente, ci sono gli abitué, c'è qualcuno che ti sembra magari più distratto, insomma, che cosa vedi? Sì, è vero, quello che hai detto è vero. Allora, la tombola è apparentemente è un gioco molto semplice, no? Basta segnare i numeri e poi chiamare la vincita. Però hai fatto un'osservazione corretta. Non tutti sono sempre attenti e puntuali nel chiamarle. Non bisogna distrarsi troppo. E infatti può capitare che qualcuno la chiama in ritardo e qualcun altro, track sul numero successivo, gliela soffia. Stare lassù è una bella sensazione, specialmente quando la sala è piena e vedi che c'è molta partecipazione da parte un po' di tutti, e quindi stare lassù, sono sincero, è un posto privilegiato, sì, lo confermo. E poi c'è quel momento magico, c'è il momento dopo la cinquina che comincia a estrarre, perché quella dopo è la tombola. E allora lì devo dire che si percepisce molta concentrazione, si percepisce comunque un calo di rumori, c'è il silenzio, e secondo me si percepisce anche l'arrivo di onde telepatiche che la gente cerca di indurti per invogliarti a dire il suo numero. Ho sbagliato? No, non hai sbagliato, anzi hai detto un'altra cosa corretta. In effetti, quando prima ho parlato di qualcuno che si distrae, è vero, ma mai per la tombola. Molto raro che qualcuno si distrae per la tombola. Infatti, proprio quando si arriva a stringere il dunque, che i numeri sono pochi da estrarre, ecco, è vero proprio quello che hai detto, che sale anche un po' la tensione, l'atmosfera. C'è quell'attimo in cui tutti ci sperano, qualcuno prega, qualcuno fa scongiuri, qualcuno riti voodoo. L'importante per ciascuno di noi è far uscire il proprio numero. Poi, alla fine, uno gioisce e mi ringrazia e tutti gli altri mi maledicono. Allora, a questo punto bisogna che ti svelo un segreto. In realtà io ho fatto tombole per tutto un periodo della mia vita, per 10 stagioni invernali in montagna, per cui conosco perfettamente, ecco perché sono entrato così nel dettaglio. E devo dire che da qua un po' ti invidio, quasi quasi mi candido per fare un paio di giri, perché ritornerei un po' a quelle atmosfere belle, perché questa gestione del numero, naturalmente io lo facevo in un albergo, i numeri erano diversi come persone, però questa gestione delle
delle emozioni delle persone è veramente qualcosa di molto particolare. Qualcuno potrebbe pensare, sì vabbè, deve dire i numeri, però ragazzi, sono serate intense. Guarda, mi fa piacere perché stai dicendo tutte cose correttissime e si vede che sei del settore, mi viene da dire, perché proprio come hai detto te, sembra facile dire i numeri, ma no, bisogna sapere condurre la sala fino ad arrivare appunto ai momenti di suspense, quando dire una battuta, quando non dirla. Hai detto proprio bene, penso che se te la sei gustata in albergo tanti anni fa, sì, penso che ti piacerebbe ritornare lì sopra per un po'. Allora Marco, adesso abbiamo concluso, stanno concludendo anche il giro quello tuo di riposo, devi tornare, però diamo le coordinate a questo punto, lo sanno tutti dov'è lo Sport Park, però diamo le coordinate ai nostri telespettatori per ricordare quanto tempo ancora andate avanti con le tombole e tutto quello che serve per venire a trovarvi. Noi andiamo avanti fino al 15 gennaio. Andiamo avanti fino al 15 gennaio tutti i giorni, tutte le sere, però i festivi anche dal pomeriggio, cominciamo alle ore 16, altrimenti tutte le sere dalle ore 21. Noi siamo sempre qua a tirare su dei numeri e a far contento qualcuno. Un premio importante catroneggiato davanti a Marco che leggeva e estraeva i numeri, poi finalmente è stato assegnato ad Antonella che ha vinto la mountain bike e che ha fatto subito una telefonata. Chi l'ha fatta questa telefonata? Perché la bici è per lei. Perfetto, ma si puntava la bicicletta oppure tutto quello che viene va bene? Tutto quello che viene va bene, va perfetto. Però la bicicletta, insomma. Figlia gli serviva, ce n'è una tutta rotta, sganganata, quindi è perfetta. E allora, meglio di così non poteva andare? No, va bene così, è perfetto. Tentiamo ancora la sorte oppure... No, certo. Puntando a? La crociera? Quella più avanti però. È così che bisogna fare, non bisogna accontentarsi. Allora andiamo avanti e in bocca al lupo ancora. Questa novità della pizza allo Sport Park, così sostenuta con forza da José, allora ci ha messo curiosità, siamo venuti a chiedere a Matteo, secondo pizzaiolo, come sta andando insomma. Allora, grazie a tutte dell'intervista intanto, e sì, la pizza ultimamente sta andando molto molto bene, soprattutto grazie al fatto dell'impianto della nuova pizzeria in esterna, che è stata la svolta per noi. E cosa dire, la pizza, la nostra pizza è principalmente un impasto molto basilare, però è un impasto molto soffice, molto delizioso, molto gustoso, sia a livello di pizza tonda al piatto gigante o anche la nostra pizza in teglia, che ha una lavorazione molto più lunga rispetto a una pizza al piatto o una pizza gigante. Allora, un po' perché siamo Rossini TV, un po' perché siamo comunque come sede, come base a Pesaro, la domanda te la devo fare, perché se non ti faccio questa domanda quando torno a casa mi tirano le orecchie. La pizza Rossini la fate o no? Come no, la facciamo certo la pizza Rossini, anzi è una delle pizze che va molto di più qua da noi, sia base margherita Rossini, sia una marinara, quindi solo pomodoro con l'uovo sodo e maionese, che ultimamente sta spopolando anche quella. E quella che va per la maggiore, tanto la domanda mi sembra quasi scontata, nel senso come domanda, la risposta però no. Che cosa va per la maggiore? Ma quella che va per la maggiore non ce n'è una sola da noi, però allora c'è la classica margherita, le varie farciture classiche come salsiccia, wurstel e patatine. Poi abbiamo anche le nostre pizze molto particolari che stanno prendendo piede ultimamente, che sono con delle creme molto particolari, tipo un cavolo cappuccio oppure una crema di radicchio, una crema di spinaci, che sono molto più particolari rispetto alle altre. È molto più, tra virgolette, gourmet, anche se non siamo una pizzeria gourmet. E la specialità, quella che ti diverti di più a fare, quella che quando ti arriva l'ordine dici, oh, stasera sono contento. Allora, mi piace molto fare tutte le pizze, anche perché se no non sarei qua a lavorare in pizzeria. Però quella che mi piace di più di tutte è una parmigiana rossa, che sarebbe una base margherita con melanzane, salsiccia, pomodorini e grana in forno. Matteo, grazie per aver dato ai telespettatori di Rossini TV un po' del tuo tempo, non vediamo l'ora di venire ad assaggiare il risultato del tuo lavoro. Grazie mille a voi ragazzi dell'opportunità.
Marco, sì, dimmi. Dove vai con tutti questi premi? Non mi dire niente, guarda, hanno appena battuto il record di tutti i tempi della sala, hanno fatto tombola con 35 numeri, non si è mai visto una cosa del genere. E niente, questo è solo l'inizio, poi devo ancora finire di portare gli altri perché ha vinto un sacco di roba. Careggia. Sì, grazie, vai. Marco, spiega un po' bene allora sta cosa. Ti ho visto arrivare in un tavolo, l'hai sommerso di premi. Cos'è successo? È successo che incredibilmente proprio oggi, quando siete venuti voi, non lo so, quando siete venuti voi avete portato fortuna, è stato battuto il record di tutti i tempi, di tutte le tombole che abbiamo mai fatto, sia qui che al Pesce Azzurro, tutti i tempi. La tombola più veloce della storia è stata fatta tombola con soli 35 numeri. E allora noi avevamo un piccolo concorso che puoi vedere qui dietro, dove chi batteva il record prendeva un sacco di premi supplementari. L'avevamo messo un po' in naftalina perché sono anni e anni e anni che non viene battuto nessun record. E oggi invece, trac! Lo possiamo definire il jackpot. Era lì che cresceva. Finalmente è arrivata una sorpresa per tutti. Sì, una sorpresa per tutti. E poi posso dire completamente inaspettata. Perché il precedente record, pensate, risaliva a 11 anni fa ed era 39 numeri. Una tombola con 39 numeri. È stata fatta la tombola con 35 numeri e ci hanno ripulito. Rossini TV porta fortuna alla signora che ha vinto e comunque anche alla tombola dello Sport Park. Ma sì, perché alla fine è vero che abbiamo avuto un esborso, è vero che ci ha ripulito, questo è vero, però è anche un bel colpo pubblicitario di tutta fortuna questo. Andiamo a intervistare la signora, Marco. Allora, continuano le vincite, ma questa è una vincita importante perché è una vincita record. Non lo sapeva neanche la signora Rosa di aver stabilito un record. Il record è che qua erano anni che nessuno riusciva a fare tombola con soli 35 numeri. Pensi lei che fortuna? Guarda un poco, bene, sono contenta. E per quello che le hanno dato, oltre al premio che lei ha vinto, che tra l'altro se non sbaglio ha cambiato, c'era qualcosa di tecnologico e ci hanno detto che preferisce controvalori diversi, le hanno dato questa aggiunta di tutta questa roba proprio perché era un montepremi, una specie di jackpot. Certo, bene, sono contenta. Allora signora, ci racconti un po', i telespettatori di Rossini TV vogliono sapere tutto di lei. Vengo saltuariamente, in estate e a Natale vengo qui. Vengo a trovare la mia consuocera e mio figlio che abita a Ferrara e viene qui a passare anche le feste dalla suocera e quindi ci riuniamo tutti quanti insieme. E le tombolate che fate qui sono bellissime, No, ti distanguono, anche se perdi, non fa niente, l'importante è che si gioca. E quando si vince è ancora meglio. Si vince ancora meglio, certo, io ho fatto una vincita proprio, non so che dire. È attrezzata, c'ha una bella macchina capiente, riesce a portare via tutto, non ha bisogno di niente, non è che c'è il prosciutto lo devo portare via io, no. Tutto a posto, qualche bottiglia per me, no. No. Va bene, tutto a posto. Allora, è attrezzatissima. Cosa fa adesso? Continua o si ritiene sufficientemente soddisfatta e finisce qua? No, ho preso altre cartelle adesso. E allora bisogna che non la distraiamo perché è roba che fa un altro record, la signora Rosa, che viene, lo ricordiamo, da dove viene lei? Da provincia di Bari. Modugno, provincia di Bari. Perfetto, allora ringraziamo per averci concesso il suo tempo, non la distraiamo oltre perché fra un po' il nostro Marco ricomincia a dare i numeri e ancora di più in bocca al lupo. Grazie, buon Natale a tutti quanti voi, veramente, ci vediamo a Natale. Siamo a un nuovo giro di tombola, alle mie spalle sembra che la gente stia andando via, ma invece è solo un ricambio fisiologico, c'è chi se ne va e c'è chi arriva per fare una serata qua allo Sport Park. Abbiamo seguito nel dettaglio alcuni dei momenti principali, abbiamo avuto anche la fortuna di portare fortuna allo Sport Park con questo momento straordinario del record assoluto che resisteva da un numero incredibile di anni, insomma meglio di così non poteva andare, per trasmettervi tutto quella che è in qualche modo l'atmosfera di queste serate. Speriamo e ci auguriamo di esserci riusciti, vi invitiamo a partecipare a una serata o più serate qua della tombola e non solo allo Sport Park di Fano e naturalmente cogliamo l'occasione per augurare a tutti buone feste.